Duilio Paiano a Lucera per presentare protagonisti della storia della cultura di Capitanata. È un bel saggio, sicuramente ce ne sarebbe tanto da raccontare. Da dove partiamo? Allora, che sia un bel saggio io lo spero, perché lo diranno i lettori. È un saggio e partiamo dalla mia vocazione di, come dire, di essere un cacciatore di storie. E questo è un saggio che racconta 30 storie di altrettanti personaggi che hanno nel corso dei secoli illustrato la Capitanata. Partiamo dal XV secolo, per esempio potrei ricordare Minuziano, che è l'antesignano dei tipografi editori, perché allora erano tipografi, editori, stampatori, è uno che ha inventato l'editoria in Italia, era di San Severo, e credo che sia, al di là della intitolazione di una scuola a San Severo, praticamente semi sconosciuto, se non addirittura sconosciuto. Voglio citare, ma solo per un fatto di curiosità, anche Enrico Radesca, forse ancora meno conosciuto di Minuziano, che è un musicista insigne di Foggia. Lui si faceva chiamare, tant'era la sua, il senso dell'appartenenza alla città, il Radesca di Foggia, si firmava così, Radesca di Foggia. Lui ha inventato un genere musicale molto particolare che si chiama monodia ed è l'antesignano del melodramma italiano, un personaggio veramente eccezionale, di un talento eccellente. Parliamo del XVI secolo, 1500, e anche lui è una gloria di Foggia, misconosciuta o addirittura sconosciuta. Ho citato questi due, però poi ce ne sono altri 28 per arrivare a 30. Naturalmente ci sono anche personaggi più conosciuti, cito per esempio il Lucerino Bozzini, Umberto Bozzini, però parliamo anche di Umberto Giordano, di Altamura, e quindi voglio dire, andiamo così con Giuseppe Rosati, Vincenzo Lanza e poi altri ancora che sono davvero sconosciuti. Troviamo Rotundi, Francesco Rotundi, il progettista dell'Amerigo Vespucci. Abbiamo detto tutto. È un ingegnere navale che ancora oggi ci viene ricordato quando passa l'Amerigo Vespucci per i mari non solo italiani ma di tutto il mondo. Era foggiano, era un daunio, apparteneva alla Capitanata, e tanti altri ancora, davvero tanti altri ancora. Perché la voglia, intanto questa mia propensione per conoscere, dicevo, le storie degli uomini e anche la storia che questi uomini hanno fatto, ma poi per affidare attraverso questo libro, che è corposo, sono più di 400 pagine, per affidare soprattutto ai più giovani la conoscenza di questi personaggi, perché questi personaggi hanno fatto veramente, hanno dato gloria e lustro alla provincia di Foggia, perché forse leggendo queste storie si desti, o per chi già ce ne ha un po' qualche germe, si rinvigorisca il senso dell'appartenenza, l'orgoglio di appartenere a questa terra che secondo me si è andato un po' perdendo nel corso dei secoli, oggi veramente si è quasi del tutto perso. Io spero che la lettura ridesti, dicevo, questo orgoglio e dia anche, come dire, uno slancio perché si lavori a farla rinascere questa terra. E questa nostra Capitanata ha bisogno veramente di essere riportata in auge, sotto anche tanti altri aspetti, non solo culturali, perché la cultura comunque è importante, perché comunque qualcuno diceva che con la cultura si mangia anche. Certo, ma perché con la cultura si mangia, se lo vogliamo dire proprio in maniera volgare, però con la cultura genera economia. Questo, come dire, questo abbinamento cultura-economia è, come posso dire, è una novità degli ultimi 2-3 decenni. Prima si pensava che fossero due settori completamente distaccati, indipendenti l'uno dall'altro. Adesso piano piano si sta scoprendo. Non so se questo sta avvenendo a Foggia, ma in altre parti d'Italia e del mondo certamente si è capito finalmente che la cultura genera economia, la cultura fatta per bene, la cultura finalizzata può creare un indotto e può creare un movimento che davvero può generare economia e può contribuire, io dico non da sola e non in maniera determinante, ma in maniera molto forte e significativa alla rinascita e allo sviluppo del territorio. Chiudiamo, c'è già in cantiere qualcos'altro? Allora, non mi cogli impreparato perché ho la risposta pronta, siccome la passione per la scrittura
poi diventa anche un vizio, o un'abitudine che dir si voglia. Certo, questo è un libro che è stato pubblicato qualche mese fa, è uscito nel 2022, però nel frattempo chi ha la passione come me di scrivere per la scrittura, come dicevo, ha continuato a scrivere e ha continuato anche a creare. Il prossimo libro, che dovrebbe uscire per l'estate, quindi un po' prima di questa estate, della prossima estate, è una raccolta di racconti che posso anche anticipare il titolo, si chiamano I racconti della valle, dove per valle io intendo la Val Maggiore, la Valle del Celone, e quindi sono racconti che prendono lo spunto da personaggi e avvenimenti un po' inventati, come si deve per i racconti e per i romanzi, diciamo, però prendendo spunto da persone, da personalità, da personaggi di questo territorio, soprattutto dei Monti Dauni, e anche da avvenimenti. Poi sono stati un po', come dire, rigenerati, trattati, c'è qualche invenzione, tra virgolette, che l'autore si permette quando parla di racconti e scrive di racconti o di romanzi, ma il sottofondo è praticamente il contesto di cui io sono innamorato, che è sono i Monti Dauni. Quindi sono tutte avventure romanzesche narrate che hanno come sfondo il profumo, le emozioni, i sentimenti che generano la vista, almeno a me generano la vista e il vivere per alcune stagioni dell'anno, per alcune settimane dell'anno sui Monti Dauni. Quindi c'è questa pubblicazione in agguato.